Mister Cozza, la prima vittoria del Catanzaro da capolista, una vittoria sonante. Una vittoria importante contro una squadra, anche loro una squadra che lotta con il loro obiettivo, che è quello di non retrocedere. Oggi abbiamo dato una risposta ai nostri tifosi di essere una squadra determinata e convinta di voler ottenere una promozione diretta. Speriamo di poterla ottenere e dare questa gioia ai nostri tifosi. Tra i due tempi, quale le è piaciuto di più, mister? Ma tutti e due i tempi, anche perché giocare col vento oggi non era facile, però credo che alla fine la squadra abbia meritato, ha giocato bene, a tratti ha fatto un gran possesso palla e poi è andata anche alla ricerca dei gol, che è quello che gli chiedo io. Ma che riscontro positivo, anzi diciamo più positivo rispetto a quello che lei pensava? No, sono contento di quello che hanno fatto e niente, noi siamo sempre in Catanzaro, con chi giochiamo, gli altri danno il massimo. Oggi abbiamo fatto noi da squadra piccola, perché abbiamo lottato contro una squadra piccola che praticamente abbiamo invertito le parti, come se noi fossimo lì sulla Lira e loro in Catanzaro, abbiamo giocato in quella maniera e abbiamo vinto 5-0, quindi sono contento. Per concludere, nemmeno il tempo di godersi questa vittoria, fra poche ore si può dire c'è la trasferta di Gavorrano. Beh, normale, già da adesso inizieremo a pensare Gavorrano, perché è una partita difficile, una partita importante, che siamo consapevoli che se torniamo da Gavorrano con un risultato pieno possiamo veramente fare un passo verso una promozione difficile, ma ce la possiamo guadagnare sul campo. Gianni Manico, non era la trasferta di Catanzaro quella ideale magari per poter vincere o fare risultato a Catanzaro o no? Sì, non era questa la trasferta, però non era neanche questa la prestazione da poter fare. Cioè, siamo stati poco lucidi, poco reattivi, sapevamo che per fare il risultato qui bisognava fare la partita perfetta, ma dopo già 3 minuti abbiamo regalato un calcio d'angolo, un gol al Catanzaro, poi c'è stato il rigore dubbio non dato a noi, quello dubbio dato al Catanzaro, che ha aperto la strada verso una vittoria facilissima, diciamo, anche se credo che poi alla fine il Catanzaro potesse anche vincere lo stesso, però non così, in maniera facilissima. Risultato a parte, tra Catanzaro, Vigor Lamezia e Perugia, qual è il pensiero di Gianni Manico? Catanzaro penso che sia la squadra più forte di tutte e tre. Non lo dico perché sto qui adesso a Catanzaro, ma mi sembra la più accreditata e la più forte come anche elementi che fino a questo momento ho visto. Danna, una prestazione ottimale della squadra, una prestazione ottimale di Danna e una doppietta. Mi pare che non ci sia altro da dire. Beh sì, dovevamo dare una bella prova di forza per coprire questo nostro primo posto, abbiamo dato una grande prova di squadra e di gruppo, e l'importante era vincere, poi chi ha fatto gol non importa. Comunque ci tenevi tanto a ben figurare, anche se diciamo si è entrato ora in queste ultime partite nel pieno degli schemi voluti dal tecnico? Sì, era normale che all'inizio ci si trovava un po' di fastidio, che non trovavo la posizione giusta in campo, però il mister ha avuto tanta pazienza, mi ha insegnato i movimenti giusti e io lo voglio ripagare con le prestazioni che mi riguardano.